sul debito di 22 miliardi di euro che noi abbiamo ereditato l'amministrazione, quanto sia importante l'utilizzo di queste risorse. Quanto ad esempio con il Fondo Sociale Europeo si siano fatte delle operazioni anche per dare risposta alle vulnerabilità delle comunità alle quali prima non si riusciva a dare risposta. Con quel bilancio non ci facevamo, grazie alla collaborazione con i funzionari europei, siamo riusciti ad esempio a dare lo psicologo ai pazienti oncologici e ai parenti dei pazienti oncologici per accompagnarli in un momento di sfida. Siamo passati anche da circa 20 scuole, se non ricordo più o meno, erano poche decine, a quasi 300 scuole aperte nel pomeriggio, in una regione che presenta fratture sociali e anche un'attenzione ai nostri giovani e così via. Cioè, ci sono tutta una serie di interventi, grazie ai fondi sociali, che comunque ci consentono di dare risposta, quindi non soltanto guardare alla crescita dell'economia, ma anche a guardare quelli che sono i bisogni delle nostre comunità.